Whoa, missile like a butterfly. Oh! Ehi, bentornati. Anche la giornata di oggi è segnata da tantissimi, davvero tantissimi comeback, che purtroppo non riuscirò a fare tutti sul canale, quindi stavo quasi pensando di fare qualche reazione in live, magari su Twitch. Intanto però, come avrete capito dalla copertina del video e dal titolo, questa è la reaction di Nabilera di Hyuna. E poi più tardi uscirà la reaction agli ex-Dinary Heroes. Quest'anno la vediamo tornare di nuovo da sola. Ho già sentito qualcosina, in realtà il mini album mi piace davvero tanto. Il mini album sembra tanta roba anche a questo giro, anzi credo che sia anche meglio dei precedenti. Questa signorina qui, oltre che essere una bravissima solista, una rapper incredibile, una performance incredibile, di avere un carisma che proprio ti prende a sberle, è credo una degli artisti che ha cambiato più agenzie durante tutta la sua carriera. È stata prima nelle Wonder Girls con la JYP Entertainment, poi si è dovuta prendere un po' di pausa a causa di motivi di salute. Dopo è tornata nelle 4Minute, nella Cube, è rimasta nella Cube come solista e dopo, a causa dello scandalo di dating, devono abolire la parola scandalo relativo alla vita sentimentale degli idol quando si tratta semplicemente di uscire con un'altra persona. Potrei capire scandalo perché si scopre che stai tradendo qualcuno o un qualcosa di puzzoso, ma una cosa così naturale come uscire con un'altra persona non deve essere definita scandalo. Aboliamo questa parola, per favore. E dopo che è venuta fuori la sua frequentazione con Dawn, sono passati entrambi alla P-Nation. Da quando è alla P-Nation i suoi suoni sono cambiati completamente, a differenza della Cube comunque, dove rappava tantissimo e usava la sua voce caratteristica da Hyuna. Qui la vediamo delle volte in alcune canzoni cantare con una voce non impostata da rapper e io la apprezzo tantissimo. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e se vi sentite espansivi un commentino. Credevate di non trovare Nabilera da Stardust e invece c'è, e lo potete prendere col 7% di sconto usando il codice GITOLA7. Vi ricordo anche che ci sono i social e il sito delle news e oggi abbiamo un articolo sulle Stacy e di come fossero predestinate a stare insieme. Ok, abbiamo tante farfalle perché mi sembra che Nabilera in qualche lingua sia o un tipo di farfalla o una farfalla. Eccola con la sua camminata! Nabilera, na. Questo si era sentito già in alcune parti che erano state spoilerate da lei stessa. La vediamo anche tornare con un suo iconico reggiseno. Cioè, non quel reggiseno in particolare, ma usare il reggiseno nelle performance. Secondo voi sono un caso con le red lips dietro, perché diceva lipstick, quindi rossetto? O è un richiamo appunto a Red Lips, che è una sua vecchia canzone? Fatemi sapere. Vedete, questa è la sua voce cantata da Hyuna rapper. Questa invece è già la sua voce più normale. Normale per dire. Ragazzi, io penso che Hyuna sia tipo una delle più belle nell'industria del K-pop. L'ho sempre trovata bellissima. Carino questo pre-chorus. Sentite, canta non con la voce da rapper. È questo che dicevo. Nella Cube col piffero che l'avrebbe fatto. E si torna subito all'inizio. Wow. Mi soul fly like a butterfly. Ci sono. Ci sono? Mi soul fly like a butterfly, quasi. Ok, qua abbiamo invece il rapper incazzosino. Hyuna è stata una delle prime idol, perché ragazzi, la prima volta che ha debuttato lo ha fatto in un gruppo di seconda generazione e aveva 14 anni, non so se ci capiamo. Sì che ora sono tornate le 13 anni, 14 anni ed è tornata quasi normalità, però c'è stato un periodo di almeno 5-6 anni dove l'età media per i debutti si era alzata e non c'erano tantissime altre idol da cui prendere spunto per il rap. Quindi diciamo che lei si è creata un suo stile ben definito che spacca ed è super riconoscibile e tu capisci appena senti un A detto da lei che lei è Hyuna.
날 덕질하는 타겟이 장전하고 뱅. 어머나 벌써 자빠져버렸나? 어머나 벌은 나빠져버렸나? 오, senti, è tutto più caliente. Tutti oleati i ballerini, li avete visti? Eppure lei. Oh, quanto mi piace il pre-chorus. E poi siete pronti di nuovo alla parte sick? Nabilera, na Nabilera. Wow, Nabilera, na Nabilera. Mi soul fly like a butterfly. Wow. Wow. Mi soul fly like a butterfly. Oh! No, ragazzi, secondo me anche con questo, l'avevo forse intravisto nel teaser, anche questo mi pare un richiamo abbastanza evidente a Lip and Hip. Altra canzone sempre sua, fatta nella Cube. Secondo voi sta cercando di mandare un messaggio? No, vabbè, ho sbagliato. Oh! Cosa sto ascoltando? Allora, ha fatto il bridge più corto del mondo, più melodico e sognante del mondo, e poi lo ha spaccato così con un Nabilera. E mi piace tantissimo questo chorus finale, dove c'è anche il controcanto più melodico e alto. Vedete, c'è la prima parte normale del chorus, e poi drizzate bene le orecchie. Si sente anche qua. Adoro. Non avete l'idea della curiosità che ho di ascoltarmi tutto l'album, perché ne ho bisogno tipo adesso. La canzone, come avete visto, mi è piaciuta. È super ripetitiva, ovviamente, e questo è un'arma a doppio taglio. È buono perché la canzone ti rimane in testa dopo quanto? Dopo quanto avete imparato come faceva il ritornello? Dopo quanto la stavate cantando anche voi? 3-4 secondi? E giustamente capisco anche chi la trovi annoying o fastidiosa sentire ripetere la stessa cosa diverse volte, per di più con un timbro come quello di Fiona quando rappa, non è per tutti. Io ho apprezzato tutta la struttura della canzone perché è abbastanza strana, sconvolgente, ma non è stranissima. A me piacerebbe vederla tornare con qualcosa alla Flower Shower, chissà se sarò mai accontentata. Credo che però qualcosa su quello stile lì ci sia nel mini album, ora sentirò. Fatemi sapere cosa ne avete pensato di questo video, cosa ne avete pensato della canzone e quanti come me per anni sono stati convinti che si pronunciasse Hyuna. Io l'ho scoperto tipo nel 2018. Spero che questo video vi sia piaciuto e ricordatevi che oggi esce un altro video, la reaction agli Extraordinary Heroes. Ciao!